Allora, parlare di innovazione è sempre molto complicato, perché sappiamo benissimo che innovazione è una delle parole più inflazionate forse degli ultimi 10 anni, se la gioca negli ultimi tempi con digital transformation. Quindi abbiamo sempre il tema del definire, disegnare il perimetro dell'innovazione. A me piace identificare l'innovazione come un atto di ribellione allo status quo che ha prodotto un risultato di valore. E se noi identifichiamo questo perimetro, questa definizione di innovazione, ovviamente identifichiamo già quelli che sono gli ingredienti e gli elementi per poter definire che cosa è innovazione, se l'azienda sta innovando e quanto l'azienda sta innovando. Quanto si sta innovando in Italia? Beh, la risposta è molto semplice, bisognerebbe cercare di capire quanto all'interno di ogni singola azienda l'azienda è in grado, con una strategia per l'innovazione, di riconoscere le persone che ovviamente hanno competenze non solo tecniche ma anche umanistiche di mettere in discussione lo status quo, di essere irrequieti e di poter condurre atti di ribellione che ovviamente sono condotti attraverso l'utilizzo degli strumenti dell'innovazione, quali l'open innovation, design thinking, corporate lean startup, agile e quant'altro, e ovviamente capire o intercettare quello che potrebbe essere il potenziale di questa iniziativa, il potenziale di questo atto di ribellione, e trasformarlo, o come si dice in gergo, scalarlo verso soluzioni di valore. È naturale che questo percorso, che spesso viene identificato come il processo di innovazione, ha bisogno di due elementi fondamentali. Il primo è una leadership, quindi una direzione top down dell'innovazione in azienda, e che sia sempre più marcato da una strategia per l'innovazione. Spesso in maniera molto critica, anzi cinica, pardon, io identifico con il momento in cui si finanzia l'iniziativa marchiata come innovazione, nel momento in cui si pone l'attenzione sulla necessità di strutturare un effort e quindi di metterci anche risorse dedicate all'innovazione stessa. La seconda componente è una componente, chiamiamola bottom up, e quindi le persone. Se non abbiamo modo di coinvolgere, costruire team, organizzarli anche sotto diversi punti di vista in maniera eterogenea, omogenea per le tematiche, ma abbiamo bisogno di un movimento bottom up, chiamiamolo così, per poter incrociare ovviamente quelle che sono priorità strategiche e la componente di generazione delle idee. Questo è un po' il mio perimetro di lavoro, è quello che cerchiamo ovviamente di insegnare, di supportare aziende all'interno dell'attività di BIP, quindi di Business Integration Partner, cercando di far capire che l'innovazione in azienda deve parlare il linguaggio dell'azienda e quindi ha bisogno di poggiare su scelte strategiche, strumenti strategici, analisi di scenario, strumenti di innovazione, processi, governance, sistemi di controllo che appaiono poco, diciamo, nobili e poco creativi per chi pensa all'innovazione in questo senso, ma che appaiono essere molto operativi e molto pragmatici per chi in azienda ha la necessità di fare innovazione e portare a casa risultati di valore.